Federico Tesio nacque nel 1869. Rimase orfano troppo presto. Fu accolto ancora bambino nel Collegio Reale di Moncalieri. L'adolescenza, senza distrazioni, incanalò la sua vita verso lo studio e gli donò solidissime basi culturali che gli servirono per ottenere due lauree, una in scienze sociali ed un'altra in architettura. Decisivo per aprire davvero la sua mente e lanciarlo già maturo e consapevole nei suoi tempi, fu un lungo viaggio di 5 anni attorno al mondo, in cui toccò con mano le realtà di paesi come la Cina, il Giappone, l'Argentina, gli Stati Uniti ed il Canada. Ovunque dialogava con i maggiori studiosi, filosofi e personaggi storici di ciascuno di quei paesi. Ed in India, a Singapore ed a Pechino, montò anche nelle corse locali. Infantino che non ti aspetti. Nel 98 sposa Lidia Tesio e parte per la sua avventura a Dormello. Tra tutto il mondo che ha visto, nulla lo attrae più dell'Ippica e decise di studiarlo a fondo. Il cavallo da corsa al galoppo è identificato da molti milioni di certificati di nascita, con segni caratteristici ed altrettanti curricula vitae, regolarmente catalogati, accuratamente conservati e facilmente controllabili. Per questo scelsi la razza del puro sangue al galoppo come materiale da esperimento e nel 1989 impiantai un allevamento a Dormello sul Lago Maggiore. Né il puro sangue animale d'esperimento, scrisse questo Federico, di se stesso e della molla che lo spinse così avanti nella vita. Che cosa sarebbe mai stata Dormello nell'era di internet, visti i risultati che ottenne quando ancora non c'era neppure la penna a spera? La giornata del 55esimo Gran Premio del Re alle Capannelle. La folla delle grandi occasioni gremisce il vasto ippodromo della Via Appia, allietato dal più bel sole di maggio. La presenza del sovrano e delle loro altezze reali, i principi di Piemonte e la principessa Maria di Savoia, ha dato il crisma alla classica prova che è stata vinta trionfalmente con una stupenda galoppata dal puletro della scuderia Tesio Incisa, Nearco, che ha dominato da un capo all'altro dei 2400 metri di pista, giungendo al traguardo con ben 100 metri di vantaggio su Peligno della scuderia Aterno. Una grande giornata dell'eleganza e dello sport all'ippodromo di Longchamp per il Gran Premio di Parigi, vinto strepitosamente da Nearco, l'imbattuto puletro della scuderia Tesio Incisa, che montato da Gubellini riporta la sua 14esima vittoria consecutiva, alla presenza del Presidente della Repubblica e di una magnifica folla di sportivi che ha calorosamente applaudito questo magnifico campione degli allevamenti italiani. Thank you.
Dal 22 maggio del 54 siamo tutti soltanto dei sopravvissuti. Il singolare Omarino, che ancora si aggirava a 85 anni faticosamente per gli ippodromi a sbirciare i cavalli con la giubba che lui stesso e donna Lidia avevano disegnato assieme fin dal 98, quel senatore del regno, venerato, apprezzato e adorato in tutto il mondo, se ne andò. Quel giorno, consapevole di aver fatto molto, ma che molta era ancora la strada da fare, quella in cui si mise in viaggio fin da giovane, quella della selezione del campione perfetto, dell'incrocio, non più migliorabile. Astolfina o Leone de San Marco? Le scommesse sono piuttosto leonine, ma il crociato Camici che guiderà la figlia di Nicolò dell'Arca vi direbbe come Calosso che l'iniziativa talvolta è della femmina. Fosco Giacchetti sconta col gioco le fortune che hanno l'amor del pubblico. Dopo il via, Fortunato Baicolo taglia il vento al suo contubernale Leone de San Marco. L'addirittura anche nell'Ipica è la prova del 9, e infatti Fortunato Baicolo ha ceduto il comando a Leone. Ma con femminile costanza Astolfina migliora la sua posizione. Guardiamoci al teleobiettivo questa manovra femminile. Ma brava! Al traguardo avrà capitalizzato 4 lunghezze. In un minuto 39,4 si è guadagnata 2 milioncini e ha fatto guadagnare i suoi fedeli. Camici, non fare quella faccia per piacere. Tesio ha vinto 22 derby, 21 di questi da allenatori, 16 anche da proprietari. Si direbbero cifre strabilianti, irripetibili, ma se ci fosse ancora stato scherzando sui suoi meriti, come sempre schivo e fiero come nessuno in quei tempi, certo avrebbe sottolineato, ai giorni nostri, che i veri record per lui sarebbero iniziati dopo la sua morte, con i derby dei figli dei cavalli da lui creati, con i successi dei loro nipoti e dei pronipoti. E poi non riuscì neppure a vedere il gioiello più grande uscito dalla sua fabbrica, quasi a sua insaputa, con Tenerani che sposò Romanella, che non era nemmeno iscritta al derby perché aveva le formelle, e dal loro amore nacque Ribot, condannato a non essere il 23esimo suo pupillo ad esibire il nastro azzurro nel palmarès, anche se capace di attraversare 16 volte il palo per primo su tutte le piste del mondo e mai per secondo. Con quell'aria di semplicità che rende ancora più popolari i campioni di gran razza, preceduto dal fedele Magistris, suo compagno di box, di viaggi, di allenamento, Ribot, il cavallo prodigio, passa tra la folla di San Siro, che ha voluto da lui una galoppata d'addio. Riaffrona alla mente i suoi trionfi, l'irresistibile cavalcata in primavera sulla pista di Ascot, che ha mandato in delirio i flemmatici inglesi e gli ha procurato la graziosa carezza di sua maestà britannica. La travolgente galoppata di quest'autunno a Parigi, quando parve quasi staccare gli zoccoli dall'erba di Longchamp in un volo leggendario di vittoria, ridicolizzando ogni avversario. Ed eccolo ora sulla pista di San Siro, galoppare per l'ultima volta morbido, potente, velocissimo, come un liocorno sceso in terra per dare alla sua razza il mito dell'invincibilità. Ora il marchese Incisa accompagna le scuderie il suo cavallo fenomeno. Il fido Camici cede la sella allo stalliere che porta Ribot al guadagnato riposo. Ci ha lasciato un Omarino stanco e malato, ma è rimasto il suo nome, i suoi figli e i suoi traguardi, e quelli non se ne andranno mai. Tesio, che dal 1939 era anche senatore del Regno d'Italia, ebbe un rapporto tutto suo con gli invasori tedeschi e le regole di veto delle corse instaurate dal regime. Fronteggiò i tedeschi con fierezza, incitandoli perfino a disattendere le disposizioni in vigore. S'attivò per salvare e sottrarre agli occupanti fior di cavalli da corsa, riuscendo a isolare San Siro dalle ronde e dalle razzie di allora. Divenne una specie di zona franca, popolata di gente alla macchia. Si sapeva e si taceva, come ricordò Mario Fossati in un suo storico articolo su Repubblica del 2004. E dopo la guerra, sotto la sua spinta, il settore stremato si riaddrizzò e tornò a vivere, e già negli anni 50 riprese a dettare legge a tutta l'Europa. E nel suo nome adesso proviamo ad alzarci ancora una volta.